Bombe, calciomercato, Serie B, ragazzi. Ultimo giorno, ultime ore. Sto registrando questo video intorno alle 15. Abbiamo tantissime notizie. Questo è un video vero e proprio di raffica di notizie. È anche un po' di giorni che non vi porto le bombe di calciomercato, ma siamo qui per l'ultimo giorno. Sappiamo che gli ultimi giorni di mercato sono quelli più belli, più frenetici, con più trattative che si chiudono col colpi, last minutes. E quindi siamo qui. Tantissime, tantissime notizie. Mi raccomando, però, prima di partire col video e con le prime raffiche, vi devo chiedere un pollice in su al video, un'iscrizione al canale totalmente gratuita, ragazzi. Mi raccomando, 30-40 mi piace qua sotto e iscrivetevi al canale. Questo è un canale incentrato tutto sulla Serie B. E non so da dove partire perché ce ne sono veramente, veramente tante. Partiamo dalla SPAL. Anche il Montpellier ha provato a prendere Trippaldelli. Però in questo momento, in questa ora, sembra difficile che il ragazzo possa lasciare Ferrara. È un giocatore sicuramente di livello, uno dei migliori anche tecnicamente, il terzino Alessandro Trippaldi della SPAL, che comunque però non dovrebbe lasciare il club allenato da De Rossi. Su di lui c'era per l'appunto l'interesse del Montpellier, oltre a quello del Benevento. Un po' più di notizie di cessioni anche il Venezia, praticamente ufficiale la cessione di Ceccaroni a Lecce, prestito con diritto di riscatto. Nel pomeriggio, in queste ore, sarà a Lecce per effettuare visite mediche e firma sul contratto. Sempre poi il Venezia ceduti, Makadiji e al Torino ed Enem alla Vispesero. Sono due ragazzi, uno viene ceduto in Serie C, uno in Serie A. Vediamo poi dove verranno collocati questi ragazzi, ma il Venezia sta lavorando anche in uscita. Abbiamo letto gli scorsi giorni di cui Sanz, che è passato in prestito secco per 6 mesi, prestito oneroso alla Samp in Serie A per 6 mesi, altro uscito della squadra allenata da Vanoli. Sempre, ragazzi, altre notizie: ufficiale Cosenza ha preso Delic, arriva questo giocatore, ha firmato già in queste ore. Il Cosenza Calcio annuncia che ha acquistato Ivan Delic, attaccante in arrivo da una squadra svedese, se non sbaglio. Sempre altre notizie, ragazzi. Poi ci sono Skira rivela, ragazzi, che il Cagliari è fatta per Travagnini, un terzino dell'Olbia, contratto fino al 2025. È un colpo per il futuro, ma comunque il Cagliari ha ingaggiato anche Cristian Travagnini per l'appunto dall'Olbia. Rimane in prestito all'Olbia fino a giugno e poi da agosto prossimo, comunque dalla prossima stagione, farà parte della squadra di Ranieri. Ancora altre notizie, ragazzi. Perugia dall'Empoli arriva Ekong. Il Perugia comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Empoli Football Club per l'acquisizione a titolo temporaneo fino al termine della stagione del calciatore Emanuele Ekong, l'attaccante svedese, classe 2002. È un ragazzo molto giovane per l'appunto, 21 anni farà quest'anno. È un ragazzo che ha vinto anche il campionato primavera nell'annata 2020-2021. Nel 2019 ha debuttato anche con la Svezia Under 18, per poi passare all'Under 20. È un giocatore di prospetto, sicuramente da seguire, e questo è un altro rinforzo per il Perugia. Lasagna verso il Genoa, trattativa ai dettagli, ragazzi. È una trattativa che è nata un po' ieri sera con qualche contatto, e nella notte e stamattina si sono intensificati. Ancora ci sono pochissimi dettagli da limare, ma comunque Kevin Lasagna sarà un nuovo giocatore del Genoa, un grande rinforzo per dare anche fiato a Massimo Coda, un giocatore che in Serie A ha fatto vedere comunque cose interessanti, in Serie B può fare ancora di più la differenza. E questa è un'altra notizia delle ultime ore. Il Bari prende un difensore della Serie C. Intanto oggi ho ufficializzato Sebastiano Esposito, nuovo giocatore del Bari. Il Bari, che sempre nelle ultime ore, ragazzi, sta tentando di prendere Marley Ake dalla Juventus, esterno d'attacco che può fare anche all'occorrenza il quinto di centrocampo. Sta contattando nelle ultime ore il ragazzo per cercare di convincerlo ad accettare la porta del Bari, visto che c'era anche un interessamento del Benevento, soprattutto ieri. Però intanto il Bari ha chiuso anche per il difensore Emanuele Matino dal Potenza. Ancora altre notizie: Spalla accelerata per Cargbo. Era un giocatore che la Spal seguiva già da tempo, ma il Crotone aveva fatto molta resistenza sul ragazzo. Sembra che in queste ore si possa chiudere l'operazione, secondo tutto il mercato web e la loro redazione. È più vicino alla chiusura con il giocatore, attaccante classe 1999, che ha fatto 2 gol in stagione e fornito 4 assist in Serie C, girone C, con il Crotone secondo in classifica a quota 56 punti. Ancora, ragazzi, altre notizie.
Pisa, rinforzo in attacco dal Pordenone, arriva il lituano Dubikax. Il 25enne attaccante lituano arriva a titolo definitivo alla corte di Luca D'Angelo. Dopo Morey, ecco un altro rinforzo per l'attacco. L'anno scorso mi sembra che abbia già fatto qualche presenza con il Pordenone in Serie B. Di questo non sono sicuro, ma comunque è una trattativa chiusa. È il secondo colpo è chiuso in fase offensiva per il Pisa, che intanto nel prossimo ore dovrebbe anche chiudere Emanuele Zuelli, centrocampista della Juve Next Gen, che gioca in Serie C nel girone A. Sembra una trattativa ormai destinata a chiudersi. Dovrebbe diventare lui anche un nuovo giocatore della squadra toscana allenata da Luca D'Angelo. Altre notizie, ragazzi: Brescia Garofalo dovrebbe andare via in prestito. Dovrebbe andare, ragazzi, una tra Avellino e Foggia, ma comunque sembra che il giocatore non debba più rimanere a Brescia. E ci sembra che ci sia stata un po' una sorta di bocciatura in questi primi 6 mesi suoi a Brescia. Andiamo, ragazzi, avanti. Altre notizie di mercato: Ascoli, risoluzione del contratto per Anthony Fontana. Proprio oggi è arrivato il comunicato ufficiale dell'Ascoli, che il giocatore ha fatto 3 presenze quest'anno. Il 23enne statunitense chiude la sua esperienza, per l'appunto, con le sole 3 presenze, e basta. È una risoluzione del contratto, quindi Ascoli che comunque sfoltisce, ragazzi, la rosa. Sempre. Torniamo un attimo a Pisa e Modena. In Toscana c'è area di scambio, perché Gargiulo potrebbe andare al Pisa, mentre Ionita potrebbe andare al Modena. Questa è una trattativa che è già stata un po' imbastita ieri sera, e c'è questa idea che può approdare molto ben avanti. Si può chiudere tranquillamente nelle prossime ore. Sarebbe uno scambio interessante. Tutti e due ci andrebbero a guadagnare, perché sono due giocatori sicuramente molto esperti e sicuramente di livello per la Serie B. E intanto Pisa ufficiale, riscattato Simone Canestrelli dall'Empoli. Ancora, ragazzi, altre notizie fresche di calciomercato. Per l'appunto, come avevo detto, il Bari ha ufficializzato Esposito. Intanto il Genoa ufficializza invece l'arrivo di Eddie Salcedo. I primi 6 mesi a Bari, gli ultimi 6 mesi li farà con il Genoa, che però ha anche il diritto di riscatto sul calciatore, che è di proprietà dell'Inter. E quindi questa è un'altra notizia sul Genoa, che nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare, non ha già ufficializzato, scusatemi, l'arrivo di Eddie Salcedo. Intanto, ragazzi, il Cagliari, si parlava un po' di Colley, ma Colley sembra destinato al Besiktas, che nelle ultime ore si è inserito molto molto prepotentemente sul giocatore e dovrebbe chiudere la trattativa nelle prossime ore. Altre, ragazzi, notizie fresche, notizie che possono chiudersi veramente in pochissimi nelle prossime ore, sapendo che il calciomercato chiude alle 20. E c'è una notizia che, se non sbaglio, riguarda, ragazzi, sempre il Modena. Perché il Modena ha preso un portiere, preso in prestito il portiere Julian Kajevi. È un ragazzo che arriva a titolo temporaneo dagli argentini del club della Comunicación. È un ragazzo che è tutto da scoprire sicuramente, però comunque il contratto è già stato depositato e lui il nuovo rinforzo tra i pali. Ancora, ragazzi, notizie fresche, vediamo se ce ne sono. Aggiorniamo un attimo, magari qualche notizia last minute può arrivare. Su Tirol, Marconi passa all'Avellino, l'attaccante saluta Bolzano, va a Prodi in Serie C, nel girone C, e andrà a giocare per l'Avellino. E niente, ragazzi, queste sono le notizie di quest'ultimo giorno di calciomercato. Sicuramente da qui in avanti ne usciranno tantissime. Ah, un'altra notizia che mi sono scordato: Aps dovrebbe andare a giocare per il Genoa. Sembra una trattativa anche questa assolutamente in chiusura. Queste sono le notizie che sono riuscito a riportarvi in questi 9 minuti di video. Pollicino in su al video, iscrizione al canale. Noi ci becchiamo al prossimo video. Bella, ragazzi.